Ciao ragazzi, eccoci qua, unboxing Fox Spring 2022, sono all'interno della mia roulotte, sì, la mia roulotte che utilizzerò per le gare e anche per le mie uscite in bicicletta. Oggi sta piovendo, forse si sente un po' di ticchettio, ma speriamo di essere chiari. Intanto mi direte subito, ma Lori, cosa ci fai con la camicia? Guardate che bella! È una camicia tecnica della Fox che si può utilizzare per andare in bici perché ha un tessuto particolare antisudore, quindi se cercate un capo un po' fighetto tra virgolette per le vostre uscite, questa camicia fa caso vostro. È bellissima perché è molto comoda, elasticizzata, trovate il marchio della Fox qui e dietro la schiena, e poi a fine giro siete già pronti per bervi una bella birretta fresca. Vi faccio un tour velocissimo della mia roulotte. Guardate, questo è il letto matrimoniale, due posti, qui troviamo tutte le cassettiere, adesso chiaramente sono vuote, sono da riempire, poi qui troviamo il tavolo che si può richiudere e trasformarlo in un letto, qui sopra abbiamo altri sportelli, finestra e passiamo di qua, questa è la cucina, qui abbiamo i fornelli e di qua il lavandino, altri cassetti dove ci sono i piatti eccetera. Qui troviamo uno sgabuzzino per mettere magari i panni e altre cose. Qui sotto abbiamo il frigorifero e altri cassetti per mettere magari le posate. Poi abbiamo un letto castello e abbiamo un altro letto sotto. E qui abbiamo un bellissimo bagno con lo specchio, water e lavandino. Aria condizionata, luce LED. Io credo che mi divertirò un bel po' con questa roulotte, sia per fare delle brevi uscite, sia anche per andare a fare delle gare in bici. Partiamo subito con l'unboxing dei prodotti. Qui abbiamo un bellissimo marsupio, molto capiente. Questo marsupio ve l'ho già fatto vedere nel video precedente, perché lo vorrei utilizzare nella prossima gara di enduro, perché volevo capire se era giusto per il mio utilizzo. Avevo paura che la capienza era piccola, ma invece sono rimasto colpito appunto dalla sua capienza, perché c'ha tantissime tasche e possiamo mettere tanti oggetti, come ad esempio un tiraraggi, un forcellino cambio, un multitool, una GoPro. E in più ha due tasche laterali per le borracce. Sicuramente lo utilizzerò nelle prossime gare perché dà un po' meno fastidio rispetto allo zaino, perché il peso ce l'hai verso il basso e anche la schiena libera, quindi tra virgolette si suda di meno. Tutti gli articoli che vi farò vedere oggi li trovate sotto in descrizione nel video. Passiamo a un altro articolo. Wow, guanti Dirt Pov. Wow, che belli, fantastici, bellissimi. Il bello di questi guanti è che hanno le protezioni per le nocche, quindi è una cosa secondo me molto valida, soprattutto se si fa fuori strada in mezzo agli alberi, in mezzo ai rami, perché prendere delle frustate con i rami non è piacevole, quindi con questi guanti secondo me attutisci il colpo. Vediamo come stanno. Wow, belli. Poi una cosa importante, sono touch, quindi funzionano con il cellulare, perché tutte le volte che dovevo chiamare dovevo togliermi i guanti, invece con questi, come vedete, è touch, quindi praticamente possiamo utilizzare il telefono senza togliere i guanti, e questa è una cosa molto importante durante il nostro giro in bici. In più ha una protezione sotto il palmo della mano, c'è una specie di imbottitura, e questo secondo me ti dà più comfort nella guida, mentre nelle dita sono molto sottili per avere più sensibilità sulle leve dei freni e sui comandi. Belli, veramente belli, spettacolo. Ok, passiamo a un altro articolo. Oh, questi sì che mi servivano, sono delle ginocchiere per enduro dedicate. Ho chiesto queste ginocchiere perché sono molto leggere, vediamo un attimo come sono fatte. Wow, sembrano sottili e morbidi, ma invece hanno all'interno una protezione che si chiama D3O. Se sentite questo ticchettio è perché sta piovendo, quindi nella roulotte si sente abbastanza. Questo materiale che è D3O, se io lo premo piano è molto morbido, mentre se gli do un impatto violento diventa rigido, quindi abbiamo un ottimo comfort perché si forma la ginocchiera in base alla forma del nostro ginocchio e sono sicuramente molto comode. In più abbiamo anche nella parte inferiore e superiore un antiscivolo per evitare appunto che la ginocchiera scenda verso il basso, quindi secondo me sono fatti veramente bene, hanno il verso destro-sinistro appunto per la forma del nostro ginocchio.
Questa protezione D3O è utilizzata su tutti i prodotti della Fox, anche le pettorine hanno questo prodotto che fanno, diciamo, avere un comfort maggiore rispetto a una pettorina rigida, però allo stesso tempo quando urtiamo a terra possiamo stare tranquilli perché il D3O assorbe l'impatto. Incredibile. Cambiamo articolo. Eccolo qua, uno zaino idrico utility. Questo l'ho chiesto perché nelle mie uscite in bici, quando devo portare dell'attrezzatura fotografica, dove non mi basta il marsupio, ho bisogno anche di uno zainetto. E questo zainetto è anche idrico, quindi abbiamo il tubicino che addirittura è magnetico sulla spalla, così. Così si evita che il tubo ci dia fastidio durante un'uscita in bicicletta, e quindi questa è una genialata. In più troviamo subito il beccuzzo per andare a bere. Vediamo come è fatto. Qui abbiamo una piccola tasca dove mettere magari i documenti o i soldi. Poi qui abbiamo tre lacci per mettere agganciato il casco in caso dobbiamo fare delle risalite molto lunghe. E vediamo all'interno come è fatto. All'interno troviamo Hydrapack, questo che praticamente è il serbatoio dell'acqua. Come vedete c'è già un po' di acqua perché l'ho già utilizzato in una prova. E in più abbiamo ulteriori tasche dove mettere gli accessori tipo pompe, gonfia ripara, multitool, eccetera, diciamo per avere dell'attrezzatura in caso ci servisse durante le nostre uscite in bici. In più, se notate, la parte centrale è sollevata dal resto, quindi sicuramente si suda di meno rispetto a uno zaino che copre tutta la parte dove si appoggia la schiena. E in più la zona a contatto con la schiena non è liscia ma è dentellata, in modo che la schiena respiri meglio senza sudare. Comunque Fox ne fanno di varie versioni, di varie dimensioni, in base a quello che ci serve, sia per fare l'uscita giornaliera oppure per uscite più lunghe. Ok, cambiamo articolo. Wow, questi sono dei pantaloni corti. Wow, che belli. Sono i Flex Air senza fondello, perché a me non piace tenere il fondello quando faccio enduro. Sono veramente fatti bene, molto traspiranti, soprattutto nella parte dietro. E troviamo anche le tasche laterali, in modo che possiamo mettere un telefono cellulare oppure i documenti, eccetera. Poi credo che l'abbinamento con la mia camicia sia perfetto. Adesso proviamo. Eccoci qua, pronti! Guardate, che ne dite? Pantalone e ginocchiera. Bene, spero che vi sia stato di aiuto questo unboxing dei nuovi prodotti Fox e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.